Buongiorno a tutti. Vorrei aprire subito la seduta di oggi. Come sapete, si tratta di un consiglio straordinario richiesto dalle opposizioni in merito ad un argomento ben preciso, che è quello del... Avete la convocazione? Volevo leggere all'ordine dei lavori preciso. Scusate un attimo, vorrei essere proprio precisa, assolutamente alla virgola. L'ordine dei lavori appunto è una discussione, un dibattito sul servizio di raccolta rifiuti, igiene, pulizia e decoro nel territorio municipale. E la seduta è prevista chiudersi alle ore 17. Apriamo subito, io lascio la parola al direttore per l'appello, poi avrò modo di spiegare a tutti com'è che nella conferenza dei presidenti dei gruppi consigliari si è deciso di svolgere la seduta di oggi in modo tale da poter dare la possibilità a tutti i consiglieri di esprimersi in modo di avere una discussione fluida e che ci permetta di stare nelle tempistiche senza dover sforare poi i tempi. Allora, lascio la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cercuoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli, allora, possiamo aprire la seduta con 20 presenti e due degli assenti sono giustificati e si tratta dei consiglieri Gunnella e Pompei. Allora, prima di iniziare la seduta vorrei spiegare un po' a tutti le linee guida di questo consiglio che sono state appena decise nella conferenza dei presidenti dei gruppi consigliari. Per lasciare spazio di intervento a tutti i consiglieri è stata decisa, ci si è accordati su una scaletta di questo tipo. Interventi dei consiglieri, quindi sono previsti interventi per chiunque voglia fare un intervento una sola volta per un massimo di 10 minuti in modo da lasciare tempo a tutti di poter intervenire. Se ci sono, qualora ci dovessero essere delle richieste da parte dei cittadini, si può fermare il consiglio per degli interventi, però non ne possiamo veramente accettare più di un paio perché è un consiglio, non è un'assemblea pubblica, quindi questo significa che dobbiamo rispettare alcune regole, però possiamo lasciare 5 minuti a coloro, se vi accordate, che vorranno intervenire. Poi
la parola a fine discussione, come da regolamento municipale, alla giunta e quindi assessori e presidente del municipio. E ci sono oggi degli ospiti qui. E abbiamo il direttore generale dell'AMA e quindi potrà intervenire, ed abbiamo anche la capostaff dell'assessorato di Roma Capitale, quindi sicuramente a fine potranno intervenire. E per poter interloquire con loro abbiamo deciso di lasciare diciamo spazio ad ogni gruppo per 5-10 minuti. Perché dico 5-10 minuti? Se siamo bravi e veloci con gli interventi iniziali, questa è questione di buonsenso, si può avere più spazio alla fine per poter interloquire, altrimenti normale che non ci si riesce. Quindi dipenderà un po' dalle tempistiche, no? Quello che riusciremo a fare e capire durante e soprattutto a quanto spazio prendere per gli interventi durante il corso della seduta. Questa è la modalità che abbiamo appena deciso e votato nella conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Quindi io vorrei lasciare la parola ai consiglieri per gli interventi, a tutti i consiglieri che vogliano farlo. Ricordo, un intervento a gruppo a consigliere, in modo di dare la possibilità a tutti di intervenire. Ci sono interventi, possiamo fare in due modi: o mi date subito l'elenco degli interventi, o altrimenti in maniera molto più fluida io chiederò, tanto voglio dire non ci dovrebbero essere problemi, quindi chiederò di volta in volta chi è che vuole intervenire. Se ci sono interventi, per alzata di mano, consigliera Cerquoni. Intervengo, so che c'è sempre la rincorsa a chi interviene dopo perché conviene di più sentire quello che viene detto prima, ma ritengo di dover intervenire in quanto prima firmataria di richiesta del Consiglio straordinario. Intanto buongiorno a tutti, mi fa piacere vedere insomma la Presidente, vedere gli assessori e vedere anche uno staff tecnico e il direttore di AMA. La richiesta di Consiglio straordinario firmata da tutte le opposizioni ha un motivo abbastanza evidente, ed è quello della situazione che noi viviamo su tutti i territori. È una situazione che purtroppo, seppur in alcune zone a macchia di leopardo si è cercato di arginare, in molte altre zone è rimasta in realtà molto grave. Io ho foto, ma come l'hanno tutti i consiglieri e credo che tutti i cittadini abbiano inondato non solo i social ma anche i vostri telefoni con montagne di spazzatura sparse per le vie del nostro territorio municipale. Allora oggi è l'occasione per fare un attimino un punto e per capire in che direzione stiamo andando, anche in previsione del fatto che abbiamo sentito spesso dire in televisione che durante i ponti si accavallano e quindi durante i ponti c'è una problematica maggiore. Andiamo verso il ponte del 2 giugno, vorremmo evitare di ritrovarci come ci siamo ritrovati recentemente. Sono contenta di vedere l'assessore Pierfranceschi in aula. Mi dispiace una cosa, che questo consiglio doveva essere fatto qualche tempo fa e invece viene visto come un modo, e io questo vi ringrazio perché date modo all'opposizione di fare bene il suo lavoro, viene dato invece solo oggi, chiamati dalle opposizioni in aula. Per fortuna insomma la giunta municipale si presenta e sentiremo quello che ha da dire. Farò un intervento ovviamente abbastanza politico e poi chiederò delle delucidazioni tecniche. Per quanto appunto riguarda il tema rifiuti, come Fratelli d'Italia abbiamo denunciato un po' la barzelletta che abbiamo sentito negli ultimi tempi sui giornali di rimpallo di responsabilità. È colpa del comune? No, forse è colpa della regione. Abbiamo presentato un piano, non l'abbiamo presentato. Rimpalli di responsabilità, ma in realtà ad oggi la soluzione nessuno ancora l'ha capita. Non l'ha capita Fratelli d'Italia, non l'hanno capita i cittadini. Speriamo di capirla oggi tutti insieme. Discarica sì, discarica no. Quali sono oggi le soluzioni per il nostro municipio e come il nostro municipio deve essere coinvolto? Prima la Muraro, indagata e si è dimessa, ora la Montanari, la quale prende la parola
e in un video che ormai impazza sui social dichiara in piena emergenza rifiuti che Roma è pulita e che in realtà questa emergenza non esiste. Allora la domanda è molto semplice: che cosa si devono aspettare i cittadini? Quali soluzioni stiamo mettendo in campo? È prevista un'isola ecologica nel nostro municipio? Che cosa stiamo facendo? Al di là di dire mandiamo a raccogliere in modo molto spot quel cumulo di rifiuti che mano a mano si addensa in una strada piuttosto che in un'altra. Allora io dico una cosa: non si può urlare al complotto, continuare a scaricare responsabilità, se in un anno di governo territoriale la situazione noi non siamo riusciti a tenerla sotto controllo. Ricordo anche che su questo municipio era previsto l'ampliamento del porta a porta, e questo mi rivolgo al direttore di AMA, che probabilmente ci può dare, con altri dirigenti, insomma ci siamo visti più volte anche in commissione. Era previsto un ampliamento del porta a porta, faccio per esempio il nome del quartiere di Statuario, di Quarto Miglio, si farà? Non si farà? In una commissione a me sembrava di aver capito che per il momento il porta a porta si era completamente fermato. Mi sembrava alquanto strano, perché nelle commissioni precedenti, io sono consigliere anche nella scorsa consigliatura, e chi era con me sugli scranni dell'opposizione, la presidente Lozzi lo sa bene, avevo fortemente criticato anche quell'amministrazione, l'avevo fatto da presidente della commissione controllo e garanzia, e in quel caso però mi era stato proposta, non a me, ai consiglieri, al consiglio, di aumentare, di allargare il PAP porta a porta. Ad oggi, in una delle commissioni a cui ho assistito, pur non essendo consigliere in quella commissione, è stato detto che per ora il porta a porta, l'ampliamento del porta a porta, è bloccato. La domanda rimane la stessa: bloccato il porta a porta? Non è bloccato? Come intendiamo portare avanti il problema della raccolta rifiuti? Io non credo, parlo ovviamente a delle persone che sono competenti, ma per dare un'idea anche a chi ci ascolta di qual è il peso di questi rifiuti, parliamo circa di un aumento di una massa di 9.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati ancora da lavorare. Ogni giorno, questi mi sembra siano dati dell'AMA, ci siano circa 2.900 tonnellate di rifiuti indifferenziati, e una delle proposte che era, permettetemi così, trapelata, era l'aumento dei rifiuti esportati verso l'Austria da 1.000 tonnellate a 2.000 tonnellate a settimana. Ora, io dico la verità, non credo che l'esportazione di rifiuti possa essere una soluzione a lungo termine, e non lo è per il semplice fatto che ogni 2-3 anni dovremo aumentare le tonnellate da esportare verso qualche paese, considerando quei costi che ovviamente aumentano. Quindi il consiglio straordinario serve a questo, serve a capire in che direzione ci stiamo muovendo, e speriamo oggi di avere delle risposte chiare per questo territorio, che certamente mi facevano presente rispetto ad altri territori forse è messo un po' meglio, sì, ma ci sono delle zone che sono state abbandonate e che oggi vedono in realtà ancora cumuli di rifiuti. Io sono passata a via Cerenza, quartiere Statuario, martedì aveva una montagna di rifiuti. Io credo che non sia accettabile, avrete visto anche la polemica del Codacons che voleva togliere insomma Roma Capitale dalle bellezze mondiali, diciamo così, ovviamente spero sia solo una provocazione, mi auguro. Detto questo, io vorrei sapere, Fratelli d'Italia chiede di sapere in che modo ci stiamo muovendo. Io credo sia una richiesta legittima sia per le opposizioni sia per tutti i cittadini che oggi si trovano in grandissima difficoltà. L'ultima nota la faccio su una questione successa qui in Consiglio. Il 24 novembre Fratelli d'Italia aveva depositato un atto che chiedeva, e visto che qui c'è il direttore di AMA,
lo chiede a lui, di prendere coscienza della situazione che si era creata sui territori, sia per quanto riguarda il livello di trasparenza del servizio, perché non abbiamo nulla da nascondere, e quindi di pubblicare sul sito del municipio i vari passaggi che doveva fare AMA sulle strade del municipio, sia il problema del posizionamento dei cassonetti. Lo tocco il posizionamento dei cassonetti perché a qualcuno può sembrare secondario, ma i cassonetti, e forse dovremmo fare e dovreste chiedere anche ai vigili, causano numerosi incidenti e la pericolosità stradale di un cassonetto posizionato male è altissima. Pensate solo a un cassonetto posizionato sulle strisce pedonali nel senso di marcia. Mamme costrette a sporgersi con i passeggini e il passeggino che supera e si mette in pericolo la vita di un bambino in questo modo, ma non solo di un bambino, di un anziano, ma anche delle stesse persone che tentano di attraversare. Ora mi è stato risposto, e questo lo tengo a ridirlo, quando fu portato questo atto in aula, la maggioranza lo bocciò, ma lo bocciò perché mi era stato detto che in commissione AMA sarebbe venuta a consegnare tutta la documentazione. Il giorno dopo, pur non essendo commissaria, mi sono presentato in quella commissione. Quella commissione AMA ci ha riferito, io avevo visto consegnare questi documenti, mi è stato detto che questi documenti non sono dei documenti definitivi, morale della favola, per spiegarvi, ad oggi noi non abbiamo un piano dei cassonetti, cioè dove abbiamo messo i cassonetti. Io mi chiedo, come può essere possibile una cosa del genere? Ma non perché lo chiede Flavia Cerconi, Domenico Carlone, Fulvio Giuliano, che sono di Fratelli d'Italia, perché questa è una questione che riguarda tutti. Questa è una questione di gestione dell'area cittadina e del territorio cittadino. Io capisco le difficoltà, ma noi ci siamo trovati in zone, poi mi si parla di periferie, voglio dire, io abito, lo sanno ormai tutti, all'Appio Latino, ma la situazione non è migliorata. Su Via Gallia, che è ormai una strada ad alto scorrimento, noi abbiamo cassonetti che sono in piene strisce municipali e non su un lato, su ambedue i lati. Io credo che su questo bisogna intervenire, perché ridare dignità ad una città significa anche ripartire da questi posizionamenti. In questo caso io ancora non ho, abbiamo fatto ovviamente un accesso agli atti, ci è stato detto che ancora non è pronto il piano del posizionamento dei cassonetti. Io questa cosa la richiedo, chiederei di averla per capire anche come poter interagire. Ultima battuta, perché era un'altra motivazione una motivazione per la quale era stata bocciata la nostra mozione in aula, perché sarebbe partito l'osservatorio sui rifiuti. Io non so voi, non ne ho avuta notizia. Ora, colpa della maggioranza, colpa di quell'altro, non abbiamo potuto, non siamo riusciti. Fatto sta che da novembre, quando era stato depositato l'atto municipale, non si è mosso nulla. Quindi mi chiedo, cosa sta facendo la maggioranza municipale, così come la giunta municipale, su un argomento importante come questo? Lo vorrebbe sapere Fratelli d'Italia, lo vogliono sapere ancora di più i cittadini. Grazie. Prossimo intervento. Ci sono interventi? Devo chiedere la lista delle... Ok. Perfetto. Grazie Presidente. Presidente del Consiglio, Presidente del Municipio, assessori, dirigenti. Allora, l'introduzione effettuata dalla collega, insomma, rende un po' quello che è ovviamente il problema che il nostro malgrado ci troviamo su questa città, a prescindere da diversi anni. Per cui non è una cosa nuova, insomma, il problema dei rifiuti ci attanaglia fortemente e dovremmo trovare il modo, ma le istituzioni, quindi prima c'era di mezzo anche la provincia, oggi la provincia si è un po' nascosta come istituzione, no, con città metropolitana, però poi c'è il rimpallo comune, regione e va bene, sono anni che va così. E alla fine noi ogni tanto troviamo l'effetto elastico, dove poi non si raccoglie per qualche giorno, poi si raccoglie, poi si sistema, poi non si sistema, eccetera, eccetera. Sfociando sfociando ovviamente in una situazione abbastanza
evidente. Io sono uno appunto dei firmatari dell'autoconvocazione del Consiglio e come tale ovviamente cerchiamo di capire quali possono essere le risposte o perlomeno la programmazione che si può effettuare da qui a un tot di tempo. Perché se non c'è programmazione le emergenze ci saranno sempre, quindi io penso che sia fondamentale programmare. Ero dell'avviso, ho fatto anche un comunicato, che sarebbe stato secondo me più utile fare un'assemblea partecipativa straordinaria, come si faceva negli scorsi anni quando appunto c'era il centro-sinistra che governava e eravamo d'accordo, erano cose straordinarie, si faceva un'assemblea, partecipavano i cittadini e quindi si parlava ovviamente del problema, spesso e volentieri è stata fatta sull'AMA. Per cui secondo me c'era una maggiore partecipazione, ne vedo di minori così, però vorrà dire che ne facciamo oggi, come si dice, una commissione allargata e sperando di dare il contributo di avere delle risposte. Io entrerei un pochettino nella fase, mi permetto di entrare un pochettino nella fase pratica. Quello che noi quando giriamo sui territori e quindi come consiglieri, come rappresentanti istituzionali, quello che vediamo e quello che ci dicono spesso e volentieri è il fatto che nell'immaginario collettivo non funziona nulla. E non funziona nulla dalle piccole e medie alle grandi cose, cioè se noi vendiamo, che ne so, la strada, che tu stai alla fermata dell'autobus e per te sono delle, no, lungo il ciglio del marciapiede, ci sono delle cartacce, sigarette, cose non raccolte, ma non da un giorno, da mesi. Allora uno poi svuota anche i cassonetti, voglio dire che è un lavoro ovvio da fare, obbligatorio, però poi nell'immaginario collettivo è sporco. Se noi vediamo delle scritte sui muri, nell'immaginario collettivo è mancanza di decoro. Se noi vediamo che, ne so, che un parco giochi non ha i giochi perché sono rotti, non vengono sistemati, nell'immaginario collettivo non funziona. Però sono piccole cose rispetto a quello che è il ragionamento generale. Allora io vorrei suggerire un esempio, una cosa. Uso un termine, però se prima si chiamavano così, i scopini di quartiere. C'era quello che spazzava la strada, quello che comunque si dedicava a 2, 3, 4 strade, si dedicava alla pulizia di quel quadrante. Poi dalla parola scopino di quartiere, insomma, l'altro giorno è uscito sul giornale una battuta simpaticissima, dice che la Boschi e Renzi non scopano perché scopano i loro militanti. Ma comunque era una cosa simpatica, quindi sempre per pulizia noi stiamo andando. Però il ragionamento è che se si dedica qualcosa al territorio in questo modo, cioè se si entra più specificatamente nei quadranti con un turbino di riferimento, qualcuno che comunque abbia la possibilità di, non dico tutti i giorni, sarebbe una cosa di lusso, ma perlomeno, che ne so, già una volta a settimana sarebbe già cosa gradita. Una volta c'erano anche quelle che facevano ogni 15-20 giorni o 2 volte al mese, no? Arrivava la pulizia meccanizzata delle strade e quindi nell'immaginario collettivo qualcosa funzionava. Quindi, per poi toccare ovviamente il discorso dei cassonetti. I discorsi dei cassonetti, come diceva la mia collega, no? Una mappatura può essere utile, ma secondo me è fine a se stessa. Il fatto di sapere dove sono collegati, dove sono posizionati e se eventualmente qualcuno la notte, perché capita che sempre nell'immaginario collettivo qualcuno prende, no, e ce l'ha davanti all'attività e lo sposta, o ci abbiamo le telecamere per capire chi l'ha spostato, oppure dobbiamo segnalarlo all'AMA che lo riprende e lo rimette nella posizione dovuta, perché certo poi si può trovare qualcuno sulle strisce pedonali o davanti a un passo carabile. È normale che qualcuno poi lo sposta, sfido, cioè non posso credere che l'AMA l'abbia messi in determinati posti dove sono vietati, insomma, mi rimane difficile, però un'accuratezza da questo punto di vista va chiesto, ma va chiesto secondo me per quanto riguarda i cassonetti, va chiesto fortemente la pulizia dei cassonetti, perché poi adesso sarà il periodo, e non è che ve lo dico io, ma saranno segnalazioni che arriveranno da tutta Roma. Con il caldo, mezz'ora di più che rimane dentro l'indifferenziato,
oppure una giornata particolarmente calda più del dovuto, ci sarà l'odore, no, nauseabondo che girerà, e quindi ci sarà ancora nell'immaginario collettivo ancora più stranezza da parte della gente, perché dice non funziona nulla. Prima c'era la pulizia di questi cassonetti, c'erano delle macchine che comunque li lavavano, ora non ci sono più, utilizziamo gli enzimi. Non lo so, utilizziamo gli enzimi, mettiamoci questi enzimi dentro, qualcosa possono fare e possono dare perlomeno il risultato di neutralizzare quello che è appunto l'odore particolarmente forte e negativo. Poi è normale che serve, come si dice, il carone, il bastone e la carota, no? Quindi il fatto di dare dei servizi, di dare una maggiore partecipazione al territorio, poi ci deve essere anche che noi dobbiamo anche essere più puliti. Dobbiamo essere anche più regolari, quindi dobbiamo anche rispettare le regole di conferimento dentro ai cassonetti, quindi fare la suddivisione, quindi fare la differenziata e quindi anche avere, se serve, degli accertatori per municipio, perché la cosa che non funziona, secondo me, e che non aiuterà mai l'AMA essendo centrale, se non c'è un decentramento del contratto. Io penso che, a parte un decentramento in genere con i municipi, perché i municipi non sono autonomi, io mi la vorrei tanto prendere la Presidente Lozzi su questo argomento, ma vi dico, anche se la conosco e ho simpatia, ma me la prenderei politicamente alla grande, se potessi prendermela con lei, perché per questo ragionamento io devo conferire sempre a AMA che è centralizzata, cioè quindi devo sparare sulla sindaca, perché poi colpa o non colpa è il sindaco che ha la gestione delle municipalizzate e quindi deve poter comunque dare una risposta. A me che sto sul territorio mi può interessare fino a un certo punto, a me serve sapere delle risposte. Poi io dico, essendo un municipale, quindi territoriale, vorrei dire, ma noi che cosa possiamo fare in più rispetto a quello che comunque abbiamo trovato? Niente, dobbiamo aspettare che comunque intervengano, eccetera, eccetera. E questo a me, essere, come si dice, comparsa di un progetto come istituzione, non mi è mai andato giù, però cercherei comunque di essere attori, non dico se principali, ma co-protagonisti insieme a qualcosa che possa comunque dare il contributo, perché io penso che in quest'aula, se ci fosse un po' più di partecipazione e di responsabilità, saremmo anche meno, voglio dire, dediti a fare delle battute fine a se stessa, saremo anche più partecipativi, saremo anche più, come si dice, comprensivi di quello che possa essere un lavoro istituzionale, però poi stiamo ai margini e quindi possiamo solo che criticare e fare qualche piccola, come si dice, qualche piccolo suggerimento nel dire se si può fare un decentramento del contratto perlomeno su alcune parti. Io sono sempre stato, e diversi altri colleghi sono stati sempre per decentramento amministrativo. Ora è difficile che Roma ceda parti delle proprie, no, del proprio essere ai municipi. Certo, come fai a gestire 320.000, 330.000 abitanti in una città come Bologna, quando Bologna ha un comune, quando Marino con 30.000 abitanti fa comune? Noi siamo un po' soggetti a quelli che non hanno un bilancio proprio e non possono gestire e non possono neanche programmare quello che può essere il suo discorso. Ma questo è un discorso, ovviamente sarebbe facile fare questo tipo di polemica perché io non sto all'opposizione e quindi è un problema di chi gestisce e di chi governa, e questo è, sarà un problema di chi gestisce e chi governa. Però dire di decentrare perlomeno alcuni argomenti, alcuni settori, tra cui l'AMA, io penso che possa fare la differenza. Succede che in tutto questo discorso l'AMA poi è forte nell'amministrare la monnezza, quella vera. Cioè all'AMA gli rimane la monnezza, cioè l'indifferenziato. Perché? Di punto in bianco noi, geni della programmazione, quindi non faccio riferimenti a oggi, neanche a ieri, ma sempre nell'immaginario collettivo, noi la carta, il vetro, l'alluminio, la plastica, la diamo a terzi. E ci teniamo la monnezza, l'indifferenziato, bellissima sta cosa. Dove ci rimettiamo? Perché se anche il Comune di Roma ci dovesse rimettere nel gestire l'indifferenziato, ma con l'alluminio, come si dice a Roma, si fanno i soldi veri, come con la carta si recupera,
Con la plastica, ci sono proprio in questi giorni, c'è una pubblicità che dalla bottiglia di plastica escono anche i giubbotti. Quindi voglio dire, no, ma dobbiamo però chiudere il ciclo. Cioè, in house, quando per i trasporti, ancora abbiamo il problema, accetta niente, Presidente. Che succede, Presidente? Sono andato oltre? No, vado ancora, grazie. Quando cerco di essere breve, però poi dopo darsi che non prendo gli altri 3 minuti e quindi quello che ho detto, ho detto. Allora, quando noi per esempio con l'ADAC abbiamo il problema house, non house, dentro, non dentro, il CODRA a livello regionale ha fatto un contratto in house 10 anni, è inattivo. Chiaro, ha comprato non so quanti mezzi e funziona. Ci vuole un po' di tempo, però si riesce. ADAC potrebbe fare la stessa cosa, ma deve fare la stessa cosa, deve chiudere il ciclo dei rifiuti, se no non è mai autosufficiente. Devo dire un'ultima e due cose. Quando si parlava prima delle isole ecologiche, certo, questo è un municipio, ripeto, il più popoloso di Roma, immagino che non debba essere trattato come un altro municipio dove ovviamente l'accorpamento ha fatto la differenza e dove le esigenze di questi quadranti, di questo quadrante, sono molteplici e complessive. Si va da un municipio, diciamo, più vecchio tra virgolette, più vicino al centro, dove è più salotto ma dove serve una manutenzione corrente, a un municipio dove c'è l'espansione. Quindi ovviamente le problematiche sono differenti, sono tante, e l'AMA è uno di quegli argomenti che dovrebbe fare la differenza. Servono a un'altra isola ecologica, perlomeno. Serve, il commissario Trunca ha dato all'AMA, durante il suo commissariamento, una serie di aree più o meno piccole e più o meno grandi per dire: AMA, fai qualcosa, organizzati su Roma, cerca di fare anche raccolta, cerca di fare sfalcio dell'erba, eccetera, cerca di fare aree che potessero comunque, no, contenere questo ragionamento. Chiudo, Presidente. Lo sa che la sto per far chiudere. Chiudo. Che non so, è importante anche, sì, avere questo tipo di, diciamo, di sì, interessamento. E poi ricordo che io ho conosciuto il presidente Benvenuti, che è stato, non so, due o tre presidenze fa, insomma, presidenza dell'AMA, quando è entrato si è trovato il contratto che doveva firmare con Cerroni per non so quanti milioni, non so quanti anni. Il fatto che si è opposto a questo poi successivamente non è stato confermato, quindi per dire quanto interesse e quanta forza c'è dietro questo mondo. Però abbiamo il dovere, era facile fare solo critica da parte nostra, ma io penso che oltre alla critica sono state fatte anche delle piccole, spero, e utili anche osservazioni. Grazie. Allora, cerchiamo di stare nei tempi. Non so di quali 3 minuti volevo usufruire, consigliere Giuliano, visto che oggi non ci sono dichiarazioni di voto. Comunque lo fa quello finale, sì. Allora, io cerchiamo di stare nei tempi, veramente lo chiedo gentilmente, in modo da lasciare spazio poi agli interventi, quelli più, diciamo, importanti, per cui siamo qui, sono quelli delle risposte. Quindi, prossimo intervento, consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie alla Presidente del Municipio, gli assessori che oggi sono tutti presenti, ringrazio anche il nuovo Presidente designato che è qui con noi. Naturalmente i consiglieri, saluto tutti i consiglieri, e è uno strano consiglio questo, perché in aderenza all'articolo 49, come dice, siamo stati costretti a reperire un quinto delle firme per poter parlare di un argomento che ci richiedono in tanti. Ci richiedono in tanti. Cosa ci richiedono? L'igiene, la pulizia, il decoro del nostro territorio municipale. E non è una cosa da poco, perché poi se guardiamo i numeri di quello che è il contratto di servizio, ci accorgiamo che i numeri sono grandi, sono importanti, e bisogna porre molta attenzione quando si parla della raccolta differenziata. E non può affermare assolutamente l'amministrazione che si è in sofferenza, ma si sta normalizzando. Assolutamente, io penso che da qui a luglio la situazione sarà
disastrosa, perché Vienna dirà che non accetterà più le 2,5 tonnellate a settimana. Poi non accettiamo assolutamente il principio che chi sporca paga, riferendosi a migliaia di volontari che come me e come tanti altri hanno cercato di dare una mano per sollevare il disagio, il degrado che abbiamo visto nelle strade, stiamo assistendo in ogni angolo del nostro municipio. Non è giusto dire questo, forse bisognerebbe avere rispetto di tutti, perché quando si è sindaco anche di quelli che hanno votato PD. Domenica c'erano pure iscritti, forse pentastellati, che insieme a noi hanno lavorato. Non ho guardato in faccia chi erano, però ho visto una stizza che non regna in una persona che voglia fare la sindaca e dire quelle parole che secondo me sono un macigno oramai, che non possono essere più tollerate. Pertanto, io ripeto, certe volte bisogna stare calmi, molto calmi, e avere le idee più razionali rispetto a quello che sta succedendo. Forse qualche giornalista ha fatto bene a guardare, a esibire un pezzo di città, un pezzo di territorio che funzionava. Gli sforzi fatti giovedì, venerdì e sabato e domenica nell'obbligare, non obbligare, ma forse i sindacati diranno come è successo, che molti dipendenti AMA si sono ritrovati a fare due cose contemporaneamente, guidare e spazzare, cosa che forse non sempre abbiamo visto per le strade fare. Io sono contento e ringrazio tutti i firmatari della richiesta del Consiglio straordinario, perché finalmente possiamo parlare del contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA 2016-2018. Sono proprio contento che si possa parlare, si possa scendere nel dettaglio e nello specifico della raccolta e recupero materiali misti, spazzamento manuale assistito, spazzamento meccanizzato, lavaggio e sanificazione, pulizia a grandi arterie, diserbo, pulizia delle aree mercatali, e ce ne stanno tanti, pulizia delle piste ciclabili che molti degli assessori hanno, come dire, grande passione, anche io, perché mi ritrovo a prendere con i raggi le erbe che poi si inceppano nel cambio e molte volte nelle pochissime piste o finte piste ciclabili ci accorgiamo di incontrare. Io ho raccolto molto materiale rispetto al nostro municipio, alla nostra EAT, sono delle aree che identifica nell'anagrafa del municipio questa grande relazione mappatura che rispetto al nostro municipio si è fatta. Noi conosciamo perfettamente i metri quadrati di ogni singola area, conosciamo la popolazione, conosciamo tutto e di più, però a parer mio questo contratto di servizio, che è stato sì approvato con delibera del commissario Tronca, deve avere un controllo e un'applicazione, come del resto deve avere un'applicazione il porta a porta che è partito per i quartieri Morena e i quartieri Extragra. Non mi sembra che lì le cose siano andate bene, né tantomeno l'osservatorio ha dato una mano per trovare una strategia giusta per evitare tutto quello che in questo periodo stiamo vedendo. Sono pure contento, molto contento, di parlare di qualcuno che per risolvere il problema dei rifiuti ritiene che deve risolvere il problema della politica. Boh, non saprei come. Non mi sembra che basti pensare a eventuali cambiamenti di assessori che vanno e vengono, si possa risolvere se il piano industriale approvato è stato già messo da parte del Consiglio di amministrazione di AMA. C'è un piano industriale che abbiamo visto 4 giorni fa, già è scaduto, contiene delle eresie. Quindi io mi domando, la politica che sta regnando in quest'anno, cosa sta facendo?
la produzione dei rifiuti va ridotta e lo faremo, ma ditemi come. Ditemelo. Prendiamo ad esempio Barcellona. Bah. Queste sono le promesse. Prendiamo ad esempio. E poi torniamo ancora al nostro territorio, dove potrei citare innumerevoli giornali che descrivono Piazza Re di Roma. Io so che la Presidente ama i ratti, però noi che abitiamo in tale piazza non ha... Prego. Perché noi non amiamo i ratti di quelle dimensioni che sono fotografate pure sui giornali americani di quello che c'è a Piazza Re di Roma. Io non penso che possiamo assistere più a un degrado generalizzato nei nostri marciapiedi che dondolano e l'erba, le ortiche sfiorano ogni angolo. Applichiamo, controlliamo il nostro contratto di servizio e applichiamo. Non penso che debba sfociare una discussione personale, Presidente. Io vorrei che lei si è candidata, un po' di rispetto, perché lei si è candidata a governare questo municipio. Per favore, continuiamo con la discussione. Vorrei veramente, pensavo che fosse un consiglio tradizionale dove in relazione all'articolo 62,2 potevo parlare per 30 minuti, perché l'argomento è un argomento importante e ne va del decoro di tutti e di tutta la città. Invece nella conferenza di capigruppo avete deciso una scaletta che esula da quello che è il regolamento del municipio. Il regolamento dice che un consigliere, se si iscrive prima, può parlare per 30 minuti, liberamente, senza nessuna pressione né di amicizia, perché quando io esco da questa sala, e lo sanno tutti, io saluto tutti con lo stesso amore. Se lei termina per favore il... Io poi vorrei fare un chiarimento sulla scaletta. Credo che vada fatto. Allora, ritornando al servizio di raccolta rifiuti urbani, è sotto gli occhi di tutti quello che sta accadendo. È sotto gli occhi di tutti e quindi ritengo che dei chiarimenti debbano essere fatti da questa amministrazione e da questo municipio per un territorio così grande, dove si descrive che la superficie di Arco di Travertino è 1.454 metri quadri, dove si descrive la lunghezza di ogni strada, dove con puntualità è stato fatto un lavoro che abbiamo visto così sommariamente in commissione, ma che potevamo assolutamente prima discuterne e parlarne per trovare strategie che insieme sicuramente potevano avere risultati più congrui e più rispondenti alle esigenze dei cittadini che pagano. Volevo leggere, cara Presidente e cari assessori, il contratto di servizio. Mi ha colpito: sistema di monitoraggio e controllo di conformità del servizio svolto e attività sanzionatoria. Gli strumenti ci sono, come vedete, quindi scrivono, è scritto bene, c'è tutto quello che nelle pieghe poi troviamo tutto. Organismo di controllo, un sistema di aziendale che possa valutare l'operato fatto, analisi, sistema informatico, il GPS sui mezzi, chi è l'organismo di controllo, da chi viene nominato. C'è un sistema, un contratto di servizio che per puntualità io devo dire che non fa una piega. Cioè, e allora è l'applicazione, l'esecutività di questo contratto di servizio che c'ha qualche falla. Tutto qua. Ora mi si viene a dire che, per il rispetto, io la saluto ancora, forse ho sentito male, mi sembra alquanto siano discorsi che possono esulano da quello che è il dibattito politico che siamo, con tutti gli sforzi che ognuno di noi vuole fare, non mi sembra pertinente. Consigliere Ciancio, intanto le dico che il tempo è scaduto, come ho fatto prima con... Grazie, un minuto e finisco nel dire che io mi auguro che da qui a luglio si possa trovare una strategia vera, dove la sindaca riesca a trovare, se è il caso, insieme all'area metropolitana, i siti dove realizzare
quello che serve, come tutte le città europee riescono a fare, dei siti, e spetta solo a lei, non possiamo dire è la Regione Lazio che deve approvare il piano o preventivamente predisporre il piano. La Regione può dare solo la valutazione di impatto ambientale sul sito che presenterà il Comune di Roma, la Sindaca Raggi, e attualmente anche Presidente dell'area metropolitana, per cui ha un grande potere per farlo, quindi lo facesse, predisponesse tutti gli atti per fare gli incontri giusti con le persone giuste e definire finalmente gli ambiti, quindi le aree e i siti idonei a ricevere. Non sono più inceneritori di livello possiamo chiudere, si può fare bene sicuramente anche in aree che magari alcuni sindaci possono ritenere inadeguate. Mi auguro che si possa trovare una soluzione nella discussione e nella serenità di pensiero che ognuno di noi può avere in quest'Aula. Grazie. Prima di andare avanti è giusto che io faccia un chiarimento in merito ai regolamenti, alle deroghe eccetera eccetera, perché mi dispiace ogni volta dover fare il ruolo della maestrina come mi viene detto, e mi dispiace veramente perché oggi noi abbiamo lavorato a questo, io l'ufficio consiglio, il direttore, il segretariato, per capire quale potesse essere la modalità migliore nel rispetto dei regolamenti per svolgere questo consiglio straordinario. Le ricordo, oltre all'articolo che ha citato, l'articolo 42,4 lettera C del nostro regolamento municipale, che dice che con tempi certi il Presidente del Consiglio ripartisce il tempo a disposizione all'interno degli interventi. Le voglio ricordare poi che l'articolo 61 parla della facoltà di chiedere 30 minuti, non dice niente, perché c'è sicuramente un vulnus in merito, non sono parole mie ma del segretariato, sulla richiesta dei 30 minuti. È vero però che laddove c'è un qualcosa che non viene espresso si fa riferimento al regolamento sovraordinato, che è quello del Consiglio del Comune di Roma, che dice che il Presidente del Consiglio ha la facoltà di accettare a me o meno. A me non piaceva fare questo oggi, accettare o meno, e quindi democraticamente ho portato una proposta in sede di conferenza dei presidenti dei gruppi consigliari, proposta elaborata non da me, ma c'è stato un lavoro di gruppo super partes, vorrei dire, per dare proprio la parola a tutti, e vorrei dire che in sede di capigruppo su questo punto non ci sono state ostative, quindi su questo punto qui non ci sono state, quindi a meno che non abbiamo verbali diversi, io vorrei che si esprima, cioè, evito pure di fare commenti, quindi magari ce ne sono stati su altri punti, altre cose, vorrei che questo fosse deciso, non sono io che decido in merito allo svolgimento del Consiglio e dei suoi contenuti, ma sono i presidenti dei gruppi consigliari. Detto questo non lo voglio ripetere più, così andiamo avanti fluidamente con gli interventi di oggi. Ci sono altri interventi, vedo, ne ho già segnati un paio, chiedo cortesemente il rispetto delle tempistiche, proprio per il rispetto di quella democrazia e il diritto di tutti di parlare, a cui accennavo prima, e ho segnato due interventi già, il consigliere Toti e successivamente il consigliere Guido. Consigliere Toti, ha facoltà di parola. Sì, sarò preciso rispetto ai dieci minuti che abbiamo preso come impegno in sede di capogruppi, di conferenze di capogruppo. Ho firmato anch'io la convocazione di questo consiglio dedicato al decoro e alla pulizia della città di Roma. L'ho firmato perché i cittadini di Roma e del nostro municipio chiedono risposte urgenti. Per me latita il decoro urbano, signor direttore, e la situazione dei rifiuti è nuovamente quasi a livello di guardia. Ci sono ancora cassonetti strapieni e strade sporche. Non si può dare la responsabilità solo a Mafia Capitale e ai partiti che hanno governato Roma. Dopo due settimane di grosso allarme e quattro giorni di interventi straordinari con turni H24
degli operatori per liberare gli impianti TMB, i due impianti dell'AMA di Roccacencia e della Salaria, dove tra l'altro a via Salaria, Fidene, l'aria è respirabile, i due impianti sono di nuovo in questi giorni, in questi ultimi giorni, in sofferenza. Si sono accumulate 15.000 tonnellate di immondizia. Normalmente, questo è riportato dai giornali di ieri, ho letto sui giornali, può essere che hanno dato notizie diverse da quello che dà l'AMA, però l'indicazione ieri di due giornali che io ho letto e sono più rappresentativi a livello nazionale parlavano di 15.000 tonnellate di immondizia in attesa, accumulate, normalmente ce ne sono 5.000. A luglio poi, come ha detto anche un consigliere che mi ha preceduto, gli impianti di termovalorizzazione dell'Italia del Nord e di Colleferro, perciò questa considerazione va fatta, dove affluiscono i rifiuti romani, saranno chiusi per la manutenzione e andremo nuovamente in emergenza. In assenza di nuovi impianti e di un effettivo aumento della differenziata, il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti è fragilissimo e può andare spesso in sofferenza. Gli impianti perciò sono necessari. Servono gli impianti per lavorare i rifiuti della differenziata da quelli di compostaggio. Ci sono notizie che si apriranno tre nuovi impianti per il compostaggio. Speriamo che questo avvenga il prima possibile, ma anche quelli per la lavorazione del multimateriale. Anche se nel 2021 arrivassimo al 70% di differenziata, resterebbe comunque un 30% di rifiuti da trattare in discariche di servizio. Non scordiamoci poi che nella civilissima Danimarca, portata spesso ad esempio la Danimarca, ne abbiamo discusso anche su altri problemi della città di Roma, ci sono ben 20 inceneritori in Danimarca, che su per giù ha poco più degli abitanti della città di Roma. A Barcellona, portata sugli altari da Grillo, Grillo ha detto che è un esempio da condividere, ci sono due inceneritori e una discarica. Questo vabbè, riportare i giornali, ma questa è una cosa che sanno tutti. L'AMA deve funzionare meglio, non può solo contare sui volontari che d'altronde fanno un ottimo lavoro e sono presenti anche in maniera sostanziosa nel nostro territorio. Ma un altro tema importante è quello dei rifiuti, di quanto costa i rifiuti portarli all'estero. I rifiuti portarli all'estero, e li portiamo in Austria, sono pagati e bene dai cittadini romani, e dobbiamo pensare che i rifiuti in Austria noi li portiamo e ne portiamo parecchie tonnellate, e fra breve saranno raddoppiati i rifiuti che porteremo in Austria. È necessario perciò, e mi fa piacere che c'è oggi il direttore dell'AMA, per noi è necessario la rivisitazione del piano industriale. Un impegno sulla difficilissima situazione economica finanziaria che veda finalmente l'immondizia diventare una risorsa per il bilancio dell'AMA. È necessaria la creazione di isole ecologiche, centri di riuso creativo, domus ecologica, green car e cassonetti intelligenti. E questo c'è anche la volontà da parte della maggioranza che io ho visto rispetto a questi temi, però bisogna ribadire l'importanza di queste iniziative. E poi un'altra cosa importante è il discorso degli agenti controllori, la figura degli agenti controllori che tante volte non se ne tiene conto, ma su un discorso di prevenzione è importantissimo il loro ruolo. Bisogna assolutamente con forza sanzionare chi sporca, perciò
diciamo, incremento, direttore, degli agenti sanzionatori. Io penso che sia una indicazione importante per i cittadini di Roma, perché veramente rispetto a questo, bisogna dirlo, c'è l'AMA che per noi non fa bene il proprio dovere, ma ci sono tanti tanti cittadini che praticamente anche loro non fanno il loro dovere. Dico, questo deve essere portato, e io penso che gli agenti sanzionatori, come i controllori sull'autobus, agente pari i biglietti, l'ATAC sta in difficoltà, diminuiamo e tagliamo le linee autobus, però ecco, se ci fossero e se si fosse fatta nel passato, nel presente, un discorso serio rispetto ai controllori, forse un po' più di soldi ci sarebbero nelle casse dell'ATAC e nelle casse dell'AMA. Perciò io ho detto il discorso del ruolo degli agenti controllori, ma anche una svolta culturale su una materia che deve partire dalla scuola. Anche questo è un discorso sul quale c'è bisogno di una riflessione da parte del municipio, che sia, voglio dire, anche artefice protagonista di un coinvolgimento delle scuole e del territorio su un tema così importante come quello della prevenzione in questa materia. E poi il discorso che ha fatto Fulvio Giuliano, che, voglio dire, io in campagna elettorale, mi sembra soltanto io, comunque adesso con piacere vedo anche Fulvio Giuliano che condivide il discorso del contratto di servizio decentrato. Il contratto di servizio decentrato io penso che sia un elemento centrale importante sul quale l'amministrazione AMA può lavorare, e questo per ottimizzare la raccolta differenziata nel nostro territorio in un rapporto più stretto tra territori e cittadini, che noi poi auspichiamo pure attraverso l'osservatorio, perché l'osservatorio purtroppo è un'iniziativa molto importante, un'iniziativa che può contribuire senz'altro a mettere intorno a un tavolo municipale tutte le realtà del municipio, però purtroppo, Presidente, io ho fatto presente alla Presidente della Commissione Ambiente, bisogna con forza arrivare a una convocazione di questo osservatorio, perché io penso mettere insieme tutte le realtà municipali, perché tutte quante condividono, si responsabilizzino su il discorso della pulizia del nostro municipio, dove ci sia chiaramente il contributo di AMA e di tutte quante le realtà, è un discorso fondamentale. Perciò ecco, il contratto di servizio decentrato, adesso mi sembra, direttore, che ci sono qualche ora che è stata data alla gestione del municipio rispetto all'AMA per poterle gestire noi come municipio, però ecco, dico, non basta, a parte il discorso del decentramento che è essenziale, io l'ho detto sempre, partecipazione senza decentramento significa prendere in giro i cittadini, senza decentramento non ci può essere una seria partecipazione nel nostro territorio. Perciò ecco, mettiamo insieme il discorso del coinvolgimento attraverso un contratto di servizio decentrato, ma mettiamolo anche attraverso un osservatorio sul quale osservatorio io penso nel quale osservatorio si può fare un ottimo lavoro nel municipio, e è necessario però, Presidente, che si parta presto rispetto a questo, perché un elemento essenziale, importante per combattere, io penso, l'emergenza rifiuti nel nostro territorio. Io penso di aver fatto proposte responsabili, qual è l'opposizione che io porto avanti come Alternativa Popolare nel nostro municipio, e che tengono però conto e debbono tener conto anche di una risposta in termini di interventi urgenti da parte dell'AMA. Perfetto, nelle tempistiche, grazie consigliere Toti. Allora, il prossimo intervento è del consigliere Guido. Sì, grazie Presidente. Io intanto ringrazio per la parola, ringrazio i miei colleghi e i convenuti, quindi assessori e dirigenti di AMA e anche l'assessorato comunale, nonché i cittadini presenti. Allora,
Cioè, dato che cioè, tutti speriamo in realtà nelle risposte tecniche che avverranno più tardi, il mio intervento durerà davvero poco. Intanto vorrei evitare tutte le battute di natura politica sulle pulizie in giallo, oppure sul Codacons che è stato citato, per la questione UNESCO, eccetera, perché questa è un'occasione seria. E parlando seriamente, sappiamo che c'è questo rimpallo di fatto tra il Comune e la Regione. Questo è anche cioè, obiettivamente un rimpallo che va avanti da alcuni anni, perché il Comune ha una certa competenza nel fare le cose e la Regione ne ha certamente un'altra. Il problema è che una competenza è contenuta nella competenza maggiore, quindi bisogna capire, bisogna anche cercare di orientarsi su questa, cioè, su questa linea. C'è da dire una cosa, che il problema della raccolta ai cassonetti negli ultimi anni, più o meno da quando è stato fatto il primo intervento sulla discarica di Malagrotta, è più o meno ciclico e si va ad ampliare soprattutto nell'apprestarsi dell'estate, dove il problema ovviamente è sentito maggiormente, un po' per il caldo, un po' cioè, per l'insofferenza giustissima dei cittadini che noi tutti abbiamo. Quindi i punti essenzialmente ci sono due: il primo è nel brevissimo termine, il secondo è nel medio e nel lungo termine. Nel primo caso devo dire che Ama gentilmente è venuta in commissione molte volte da noi qui in municipio a spiegarci le motivazioni per cui facevano fatica, e la risposta essenzialmente diciamo è stata una, e cioè è la problematica del conferimento dei rifiuti. Il quale conferimento ovviamente si lega e ha tutto un processo che è molto più lungo, che invece è il ciclo dei rifiuti, e lì bisogna fare secondo me degli interventi forti. Il problema è che qui già entriamo nel campo del medio e del lungo termine, perché serve programmazione, serve stabilire una quota di investimenti che sia definita, ma soprattutto serve la collaborazione tra gli enti, quello inferiore in questo caso che è il Comune, quello superiore, sempre nel nostro caso, che è la Regione Lazio. Il Movimento 5 Stelle per programma è contro tutta la parte, come sapete, degli inceneritori, eccetera, eccetera. Io nel programma della campagna elettorale con cui la sindaca ha vinto le elezioni, alla voce diciamo ambiente essenzialmente, ma cioè, in merito alla raccolta dei rifiuti, ci si è concentrati principalmente cioè, sul riciclo, su riutilizzo, che sono degli obiettivi che sono encomiabili, ma e arrivano non nell'immediato, cioè arrivano sempre nel lungo termine, per cui dobbiamo anche cercare di cioè stabilire con Ama, cioè non noi, nel caso che noi siamo municipali, però la parte comunale certamente, come andare e a risolvere il problema, cioè nell'immediato, soprattutto nei riguardi dell'estate. Ora, il problema fondamentale non è solo un fatto di gerarchia, è un fatto di che fine fanno questi rifiuti. Allora, noi dovremmo cercare di farli diventare una risorsa e non uno spreco, non dovremmo vendere all'estero, anzi, cioè che noi li diamo e paghiamo anche. Quindi e questo è il vero punto, quindi di chi è la proprietà di questi impianti, dove sono dislocati, sono sufficienti, non sono sufficienti, in quale direzione programmatica vogliamo andare, ecco, questi sono temi ampi. Io infatti per questo ringrazio anche la presenza del direttore generale Bina e dell'assessorato comunale, che io credo, ci spero anzi, che ci daranno una panoramica cioè in merito. E colgo e termino l'intervento, c'è l'occasione anche e nonostante tutto per ringraziare Ama, perché dopo due settimane di oggettiva crisi, cioè di cui ancora ci sono gli strascichi in questi giorni, c'è stata e appena si è sbloccata un minimo la situazione poi agli impianti dove vengono conferiti i rifiuti, quindi gli operatori possono far ripartire i passaggi, quindi i cassonetti possono tornare a essere perlomeno non colmi, ecco, perché in pochi giorni hanno fatto davvero un lavoro, non so quante ore di giorno e di notte, è stato davvero un lavoro impressionante,
che vista la grave crisi che si protrae da anni, cioè, purtroppo cioè, non è ancora sufficiente, però cioè, ho visto questa volontà chiara cioè, da parte di Ama. E spero che prima dell'estate diciamo, si riesca in parte a tamponare questa problematica, fermo restando le grandi impostazioni strategiche, anche aziendali di lungo raggio, e soprattutto che ognuno si prenda la sua responsabilità e la sua competenza nel problema più grave che attualmente abbiamo qui nella Regione Lazio, che è il ciclo dei rifiuti. Grazie. Consigliera Biondo. Grazie Presidente, grazie a tutti. Intanto volevo ringraziare le opposizioni per aver richiesto questo consiglio straordinario sul tema dei rifiuti della nostra città e del nostro municipio, e mi permetto anche di dire ai miei colleghi delle opposizioni di esperire questa pratica più spesso, dato che oltretutto solamente in queste occasioni abbiamo il piacere di avere in aula la Presidente del Municipio, che ringrazio. E ringrazio anche la Presidente del Municipio, perché io ero arrivata oggi in aula pensando di dover discutere della questione esatta del tema dei rifiuti nel nostro Municipio, ma dato che ci ha portato qui in aula oggi illustri esponenti di Roma Capitale e dell'AMA, mi permetto di parlare, e quindi mi sento obbligata di parlare di questo tema per quanto riguarda la nostra città nel nostro complesso, e quindi modificherò in parte diciamo, l'intervento che avevo previsto. Ringrazio anche il capogruppo del Movimento 5 Stelle che mi ha preceduto, perché ha ricordato il lavoro di AMA degli ultimi giorni, in cui sono stati messi a disposizione della città mezzi e uomini per raccogliere i rifiuti. Si parla in questo di una spesa di circa 2 milioni di euro, che poi un giorno ci spiegherete dove sono stati trovati, o se è una spesa a debito, ma non è questo l'ordine del giorno di questo consiglio. Effettivamente dopo questa pulizia la città torna ad essere leggermente più vivibile, ma il tema non è questo, perché non possiamo pensare che con il fatto che con una spesa fuori bilancio in qualche ora l'emergenza rifiuti della nostra città sia risolta. L'emergenza non è finita, e la domanda, quindi, dato che ci avete chiesto di fare le domande prima di ascoltare le vostre risposte, è sempre la stessa, cioè qual è la vostra idea sul ciclo, su come chiudere il ciclo dei rifiuti in questa città? Sappiamo infatti che gli impianti sono sotto stress, lo sappiamo già da qualche mese, perché questo è stato uno dei motivi per cui l'ex assessore Muraro è stata indagata ben prima per motivi e per fatti che ha commesso ben prima di diventare assessore in questo comune, e sappiamo che gli impianti sono sotto stress, e quindi è sufficiente un piccolo guasto per mandare in tilt tutto il sistema. Quindi non è sufficiente, consigliere Guido, che per qualche giorno i mezzi AMA risolvano apparentemente la situazione, così come non è accettabile che alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle in questi giorni abbiano pubblicato delle foto delle strade appena pulite per dire che il problema in questa città fosse stato risolto. E il tema però, fatemelo dire, è che come sempre vi diamo il benvenuto nella realtà, perché amministrare è difficile, prego, e in realtà questa situazione ci dimostra come nel Movimento 5 Stelle emergano delle contraddizioni importanti, e come le posizioni ideologiche del Movimento 5 Stelle e forse alcune cambiali elettorali firmate con i comitati di quartiere qualche mese fa vi impediscano di dire veramente quali impianti volete fare, quanti e soprattutto dove, perché questo interessa ai cittadini di questa città, per chiudere il ciclo dei rifiuti della città di Roma, come succede in tutte le altre capitali europee. Dico che ci sono delle contraddizioni, perché solamente negli ultimi 10 giorni abbiamo assistito ad una sindaca che, incalzata da Vespa, qualche sera fa Porta a Porta ha annunciato che il Comune di Roma aveva scelto 3 siti, per poi dire che però rimaneva un mistero quali fossero, perché non lo voleva rivelare alle telecamere.
Ecco, questa cosa è falsa e non l'ha detto solamente la Regione, perché in Regione Lazio nulla è stato protocollato di questi tre progetti da parte della Giunta Raggi, ma questi tre siti non risultano neanche dal piano dei rifiuti della stessa Giunta Comunale, quindi non è la Regione Lazio di Nicola Zingaretti che dice alla sindaca Raggi che è una bugiarda, lo dice la sua stessa giunta. E poi quando la Raggi in quella stessa trasmissione dice ai cittadini di questa città che lei è contraria alle discariche, dice un'altra falsità, perché nel documento della città metropolitana, di cui ricordiamocelo è presidente la stessa sindaca Raggi, sono individuati i potenziali siti per le discariche. E certo, capisco che non lo poteva dire a porta, perché è difficile spiegare ai comuni limitrofi di Roma che un territorio tanto grande, uno dei più estesi d'Europa, debba conferire i propri rifiuti ai cittadini di altri comuni. Però questa è la verità e con questa verità vi chiediamo di confrontarci. Dico che c'è una contraddizione perché in altra sede il Beppe Grillo ha annunciato che a Roma ci saranno due separatori di immondizia come a Barcellona. Ecco, ci sono due cose che noi oggi dobbiamo ricordare. Uno è che nel piano della Giunta Marino, che la Raggi ha bocciato, erano previsti questi separatori, perché quel piano si sperava proprio agli ecodistretti catalani e a Barcellona, di cui oggi tutti si riempiono la bocca. E due, e che è il tema principale di questa città, e che i separatori a Roma esistono, si chiamano Salario e Rocca Cencia. Però è difficile parlare di questi separatori, perché il Movimento 5 Stelle va in giro dicendo che vuole chiuderli perché così ha promesso ai comitati di quartiere. Invece sarebbe ora che in questa città ai comitati di quartiere e ai cittadini dicessimo la verità. E l'altro elemento per cui dico che il Movimento 5 Stelle si contraddice è che l'assessore Montanari, e questa è una delle uniche cose su cui l'assessore Montanari è concorde con l'ex assessore Muraro, ha detto che è favorevole agli impianti di gestione anaerobica, e per fare questo ha anche fatto fare, diciamo, delle sorte di workshop e approfondimenti ai consiglieri del Movimento 5 Stelle, perché sugli impianti anaerobici, vi do una notizia, non sono in disaccordo neanche i tecnici della famosa rete Rifiuti Zero alla quale voi fate riferimento. Ecco, questo dimostra che il realismo spesso, e il realismo, diciamo, si conosce solamente quando si governa, fa cazzotti con le convinzioni ideologiche che sono sicuramente difficili da scalfire. Però, nonostante l'assessore Montanari si sia detta favorevole a questi impianti, mi sembra di capire che il gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale non riesce ancora a digerire questa cosa, perché è difficile spiegarlo alla base, è difficile spiegarlo ai comitati, è difficile spiegarlo ai cittadini. E quindi non si fanno impianti? Fateci capire, perché nel piano industriale che avete presentato il 4 maggio, che però oggi non possiamo più discutere perché ieri è stato modificato, e quindi è il piano industriale con la vita più breve della storia dell'umanità, credo, perché ha avuto una durata di 13 giorni, gli investimenti previsti sembravano essere solamente l'acquisto di nuovi macchinari e mezzi per poter conferire rifiuti in discarica. Non c'era nessun riferimento a nuovi impianti. E ricordo che il piano industriale è il piano industriale del 2017-2021, quindi questa volta c'eravate voi, non c'eravamo noi. E questa cosa quindi ce la dovete spiegare voi, non ve la dobbiamo spiegare noi, perché in 13 giorni addirittura si modifica un piano industriale. Ecco, noi vorremmo sapere una serie di cose. Gli impianti in questa città si fanno o non si fanno? I rifiuti in questa città dove li conferiamo? Il ciclo dei rifiuti in questa città come lo chiudiamo? Come facciamo a diventare Roma una città europea da questo punto di vista? Non vogliamo discutere ancora nel merito, perché la nostra domanda è sempre la stessa ed è sempre molto semplice. Prima di discutere delle questioni vorremmo semplicemente capire, noi consiglieri di opposizione e soprattutto i cittadini, che cosa pensate voi. Grazie. Allora, ci sono altri interventi, io volevo capire anche se è possibile, chiedo la cortesia di capire la quantità degli interventi rimasti, perché so che
il direttore generale dell'AMA ha problemi di tempo e dovrebbe andare via intorno alle 16.30. Quindi quanti interventi ancora abbiamo? Così ci regoliamo anche con le risposte. Ci sono altri interventi? Ditemi veramente per capire. Sto cercando di aiutare proprio la discussione. Nessuno? Allora, sì. Se c'è il tempo, sì. Io ricordo solamente appunto questo suo problema. Va bene.